16 giocatori del Pescara sono tornati ad allenarsi al Delfino Training Center, che stamani ha riaperto i battenti per consentire sedute nelle forme previste dalla legge. La decisione è stata presa ieri dalla società alla luce della circolare pubblicata nella tarda mattinata dal Ministero dell'Interno, che ha fatto chiarezza, tra le altre cose, sul comportamento da tenersi per gli atleti di sport di squadra. Anche per loro da oggi è possibile riprendere gli allenamenti all'interno di strutture non solo pubbliche ma anche private, come appunto un centro sportivo, sedute da svolgere in forma individuale col divieto di assembramento e mantenendo un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. Così la Pescara Calcio ha riaperto il Poggio, mettendolo a disposizione dei suoi tesserati per allenamenti individuali sul campo e in palestra agli ordini dei soli preparatori Cantarini e Petrarca. Sono sedute facoltative, nel senso che i calciatori non sono obbligati a recarsi al Poggio e chi decide di non andare può continuare ad allenarsi in forma privata nei pressi della propria abitazione all'aperto. I tesserati che utilizzano il Delfino Training Center, 16 come detto, sono stati suddivisi in più gruppi per rendere compatibili le sedute individuali con gli spazi presenti. In casa Teramo invece resta chiuso il Bonolis e i giocatori di Ceteo di Mascio possono continuare a lavorare e mettere in pratica le indicazioni dei preparatori nell'abitazione o negli spazi all'aperto. L'apertura concessa dalla circolare del Viminale non è però sinonimo di ripresa certa dei campionati. Venerdì prossimo ci sarà una tappa fondamentale con il Consiglio federale, nel quale le leghe porteranno le loro proposte e le osservazioni circa ipotesi di ripartenze, ma anche di applicabilità o meno del protocollo sanitario, che resta un nodo cruciale, specie per i club di Lega Pro e di Lega Nazionale Dilettanti, che lo vedono come una montagna insormontabile. Protocollo sanitario che peraltro deve essere ancora validato e le interlocuzioni tra il Comitato Tecnico Scientifico e il Comitato Medico della Federcalcio proseguono per superare le debolezze del documento inizialmente approntato. Gli spifferi che arrivano dal governo non vanno nella direzione della riapertura del calcio. Ieri Repubblica ha rilanciato una indiscrezione secondo la quale il Premier Conte mercoledì è pronto a firmare per lo stop ai campionati come fatto dal governo francese. In serata, messaggio su Facebook del ministro Spadafora: leggo cose strane in giro ma nulla è cambiato, gli allenamenti delle squadre non riprenderanno prima del 18 maggio e della ripresa del campionato per ora non se ne parla proprio, ora torno ad occuparmi di tutti gli altri sport e dei centri sportivi che devono riaprire al più presto.